Alessandro Sgambati, coordinamento quinto ciclo TFA Sostegno, voi siete qui a manifestare perché chiedete, che cosa chiedete? Noi chiediamo innanzitutto l'uscita del bando del sesto ciclo che ci permetta di iniziare questo corso a cui siamo risultati idonei, ma non siamo rientrati semplicemente perché i posti messi a bando ogni anno per il sostegno sono troppo pochi. Di diritto siamo dentro il sesto ciclo, chiediamo di far uscire il bando e farlo partire il prima possibile. Da quanto aspettate il bando? Il bando lo aspettiamo comunque da febbraio, ogni anno esce intorno a febbraio e a oggi ancora non si sa niente. Come mai ancora non è uscito? Non è uscito perché il quinto ciclo intanto è partito tardissimo ed è ancora in corso, a differenza degli altri anni, e finirà a luglio. E poi perché c'è stata una richiesta di aumento di contingente da parte dell'università sul sesto ciclo, che quindi dai 6.000 posti per i vincitori è stato chiesto che siano di più, e quindi questo ha rallentato. Inoltre noi chiediamo un'altra cosa, facciamo una proposta al governo. E come si può ovviare appunto a questa situazione? Noi stiamo facendo da mesi una proposta al governo e soprattutto al MIUR, una proposta che sta portando avanti con noi molti partiti politici e anche la nona commissione della conferenza Stato-Regioni, che hanno chiesto le sue cose, è dire, per tenerci fermi un anno e farci inserire in graduatoria l'anno prossimo, dove entreremo di diritto in prima fascia, chiediamo: fateci entrare con riserva già quest'anno a luglio in coda alla seconda fascia, quindi non chiediamo di superare nessuno quest'anno, ma diciamo chiamate la prima fascia specializzati, la seconda i triennalisti, prima di passare alle incrociate. Cioè il 37% di docenti sul sostegno in Italia sono docenti non specializzati e vengono chiamati da graduatorie incrociate, spesso poi abbandonano perché vengono chiamati su materia. Noi ci siamo detti: chi subisce questo? Lo subiscono i ragazzi e le ragazze di situazioni di disabilità, loro famiglie. Si va a ledere un diritto, che è quello dell'inclusione. Ora noi siamo 13.000 idonei, 13.000 docenti idonei che potrebbero già al primo di settembre essere sui banchi di scuola dando continuità al lavoro, rimanendo dal primo settembre fino all'ultimo giorno di scuola. Quindi questa è un'opportunità che stiamo dando anche alla politica, di dimostrare che l'inclusione non è solo sulla carta, ma è veramente un pilastro della società italiana, non solo della scuola ma della società, dicendo fateci inserire con riserva quest'anno. Noi non chiediamo privilegi, noi il corso lo vogliamo fare il prima possibile, lo vogliamo pagare quanto lo dobbiamo pagare, perché è un corso comunque a pagamento, anche se è in un'istituzione pubblica, però lo vogliamo farlo il prima possibile, nel mentre non teneteci congelati. C'è un problema insegnanti di sostegno che va a pesare sulle ragazze e i ragazzi. Ci sono 13.000 che l'anno prossimo saranno in graduatoria, fateci entrare già quest'anno. Quante speranze avete che si organizzi questo sesto ciclo? Il sesto ciclo ci sarà, questo è evidente. Quando? Il problema è quando, anche perché si andrà di nuovo come l'anno scorso, che tra bandirlo e fare le prove prima di dicembre non partirà, quindi ci si troverà di nuovo a fare un corso in 4, 5, 3 mesi alcuni, un corso che va fatto in 8 mesi, dove devi fare lezioni tutti i giorni, dove devi fare il tirocinio, dove devi fare laboratorio. La maggior parte di noi siamo tutti lavoratori, quest'anno stanno facendo lezioni tutti i giorni, anche sabato e domenica. L'arrivo di tutti questi finanziamenti per la scuola potrebbe cambiare qualcosa anche per voi? Beh, noi è una speranza che abbiamo e io spero che cambi sul sostegno, cioè che si investa molto di più sull'inclusione e che sia un'inclusione vera, che la scuola possa davvero diventare inclusiva. Quindi spero che venga finanziato tanto nella scuola e soprattutto tanto nel sostegno, questo sì.